questo film, Antonio ha partecipato con la sua, si è calato nella parte, la parte ormai risaputa. Diciamo che ci sono delle persone che hanno dei destini, che non si capisce com'è, loro appunto fanno immortalza, no? Queste difficoltà della vita, aggranellare quello che serve per sopravvivere, no? Invece altri che vivono queste vite, non so come, lo sanno ereditato, comunque hanno una formazione che li porta sempre a cercare di speculare su quello, cercare l'affare di là. Era di portare le ricchissime così, no? Tu sei ricco, dentro. Non ricco in fantasia, tu sei proprio ricco. Quindi rappresenta un doppio salto mortale carpiato verso questo mondo, il tentativo poi di Sergio, no? Che coinvolge poi tutti loro, in questo tentativo di appartenere a quel mondo che non, a cui non appartengono poi in realtà. Invece le loro ricchezze sono altre, come poi dimostrato nel film, anche tutti questi fallimenti. Uno poi si può anche domandare da dove viene il fallimento della vita dal punto di vista pratico, economico, forse da un'educazione un po' fricchettona, un po' superficiale, un po' l'uso di droghe, di cose, no? tutto quel mondo forse ti porta a essere poi fallito, no? Che poi in realtà rappresenta anche una ricchezza da un certo punto di vista. Ecco, io ho fatto questo personaggio insieme a Antonella Attili, la vera iena, no? Io ero la parte buona della coppia, adesso non ce lo possiamo dire. Possiamo dire, lei è la iena. No, dico che questa bella, secondo me, macchinazione, bella come studiata e come funziona anche tutto il film, che ci ha dato la possibilità anche di fare questa bella sequenza di scene. E poi alla fine a coppi, Sergio. Si sono costretto, e anche Vito davanti a tutti. E anch'io. Usando le mie arti marziali che avete notato, no? L'abilità nel... È un attore deve essere completo.